Bentrovati, gentili telespettatori, a una nuova edizione del TRCB Notizie. Alle 7:40 del 19 maggio del 2012, un ordigno esplosivo piazzato dinanzi all'istituto Morvillo Falcone di Brindisi uccise Melissa Bassi, sedicenne mesagnese, e ferì molti studenti che si accingevano ad entrare in classe. Ieri mattina, allo stesso orario, ma a un anno di distanza, ci si è ritrovati dinanzi al Morvillo Falcone per deporre dei fiori lì dove ebbe luogo la tragedia. Al momento commemorativo erano presenti anche i ministri per l'istruzione Carrozza e per la cultura Brai. C'erano anche i ministri Maria Chiara Carrozza all'istruzione e Massimo Brai alla cultura ieri mattina dinanzi all'Istituto Morvillo Falcone nella commemorazione del primo anniversario dell'attentato alla scuola e dalla morte della sedicenne Melissa Bassi. Siete la migliore risposta alla violenza, hanno detto i due rappresentanti del governo centrale agli studenti che hanno regalato loro la maglia con su scritto "Io non ho paura". I ragazzi, ha detto il ministro Carrozza, non devono aver paura di andare a scuola perché la scuola è un posto dove si va imparare per stare con gli altri, per entrare in società. Noi vi siamo vicini, hanno detto i due ministri, alle ragazze rimaste gravemente ferite nell'attentato e a tutti gli altri studenti che ieri hanno voluto ricordare Melissa. I due ministri hanno poi ricordato la pronta reazione della città di Brindisi subito dopo il grave fatto. Noi abbiamo coraggio, ha detto uno dei giovani rappresentanti dell'Istituto Morvillo Falcone subito dopo la deposizione dei fiori. Forti le parole anche del vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli. Siete l'esercito pacifico con il quale questo paese deve ripartire, ha detto ai tantissimi studenti. Le celebrazioni si sono poi spostate a Mesagne, città natale di Melissa Bassi, che è stata ricordata durante una santa messa celebrata in piazza Garibaldi. Il servizio. L'intera città di Mesagne ha salutato Melissa Bassi nell'anniversario della sua insensata morte e lo ha fatto raccogliendosi sul sagrato della chiesa di Santa Maria in Betlemme per una santa messa celebrata da Don Antonio Mitrugno. Nell'omelia poche parole, semplici, che raccontano la profonda eredità che la sedicenne studentessa del Morvillo Falcone ha lasciato a tutti. Il suo sacrificio deve rafforzare l'impegno contro la violenza che quotidianamente si consuma e di cui Melissa è stata vittima. E si scopre di Melissa un aspetto della sua vita più privato, una ragazza che viveva la vita della sua comunità e i sacramenti, provando un amore profondo per i bambini. Il suo è un messaggio di speranza, come lascito per chi quotidianamente sente sempre più forte la sua assenza, mamma Rita e papà Massimo presenti alla funzione e per le sue amiche presenti in piazza. Mentre stavi per spiccare il volo della tua innocente gioventù per un qualcuno che non può essere uomo né tantomeno un padre, non ti ha permesso di vivere. Te ne sei andata così, senza un perché, senza un motivo. Che male avevi fatto per meritare una morte atroce? È rimasto solo un vuoto dentro di noi, che non abbiamo più pace. Che senso ha il gruppo che eravamo senza di te? Che senso ha la vita senza di te? Non abbiamo più occhi per piangere, né lacrime da asciugare. Quello che vorremmo è vivere in te e rivivere con te tutti quei momenti troppo belli passati insieme, con il tuo sorriso solare che avevi, con quella risata che contagiava tutti noi e con quell'abbraccio che ci avvolgevi. Per te, Emily, il tuo gruppo. Tutta l'Italia oggi si è fermata per ricordare la povera Melissa. L'efferatezza di un gesto che dire inqualificabile è dire poco. Una vita spezzata, altre vite che hanno rischiato di essere spezzate, quelle delle sue amiche, e che portano ancora i segni nella loro carne e nel loro spirito di quella efferatezza indescrivibile che fu compiuta quel giorno. Melissa vive nel cuore di noi tutti. Io oggi ho rivissuto ancora una volta, perché lo rivivo in continuazione, ma oggi più che mai, quel dolorosissimo momento, quando tutti rimanemmo sbigottiti davanti a un fatto che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, come si potesse colpire degli innocenti in quel barbaro modo. Ecco, il ricordo di Melissa ci deve dare la forza di vigilare ancora di più sui nostri figli, sui nostri fiori, quelli che sono il nostro futuro. Ecco, dobbiamo pensare a loro per costruire un mondo migliore. Forse quello che abbiamo costruito finora purtroppo non è il massimo. A chiudere le iniziative in ricordo della giornata che ha spezzato una giovane vita è stata la fiaccolata organizzata dalle associazioni di Mesagne. Un lungo e silenzioso corteo ha dato vita alla fiaccolata per Melissa, evento che ha chiuso le celebrazioni istituzionali in ricordo della studentessa mesagnese. Alta la partecipazione della città, che con le fiaccole è partita da Piazza Garibaldi e ha percorso le maggiori vie cittadine, con una sosta, quella in Via Torre Santa Susanna, dinanzi al portone di Melissa Bassi. E in quel momento un palloncino bianco ha spiccato il volo.
in prima fila nella fiaccolata, a tenere alto lo striscione, con l'ormai noto sguardo della brillante studentessa, c'erano le cinque ragazze ferite nell'attentato: Selena, Azzurra, Sabrina, Veronica e Vanessa. Un momento anche di commemorazione per Melissa, di conforto per il padre, la madre e gli altri familiari. Noi continuiamo a essere vicini, ma il dolore dei familiari non potrà essere lenito anche dalle nostre azioni che abbiamo sempre messo per tenerli al riparo da tutto ciò che le conseguenze di ciò che è successo. È doveroso questo, è doveroso ricordare Melissa, una giovane vita che non c'è più, come è doveroso riflettere su ciò che è successo e riflettere perché ci sia un impegno maggiore da parte delle istituzioni, ma da parte di tutta la comunità, da parte di chi ha responsabilità civili, sociali, da parte di tutti noi, perché la violenza sia bandita. È vero che è un momento difficile, un discorso difficile questo da fare, ma se ognuno di noi si impegna per portare avanti con passione, con sforzo, con intelligenza, con il dovere, con senso di responsabilità ciò che si deve fare, io credo che c'è la speranza di costruire un mondo migliore, lo dobbiamo fare in memoria di Melissa. Ci auguriamo di poter coinvolgere quanta più gente possibile in questo cammino, è un cammino legato all'impegno degli studenti, l'impegno degli amministratori, dei cittadini, di tutti coloro che svolgono un ruolo nella nostra società. E io penso che da quel terribile 19 maggio sia nato qualcosa di positivo, perché oggi la gente è più sensibile rispetto alle tematiche di impegno sociale, alle tematiche legate alla cultura della legalità, e su questa vicenda e su questo solco stiamo davvero dando vita a una serie di iniziative importanti. Ci piace poter considerare un aspetto che con i giovani adesso noi, Brindisi e Mesagna, non parlo più guardando al futuro, ma coinvolgendo i giovani nel presente, nelle scelte di questa città, e io penso che sia davvero la strada giusta. Al termine della fiaccolata per le vie di Mesagna ha parlato per la prima volta dalla morte di Melissa la madre Rita. Con profonda commozione la donna ha rivolto una struggente lettera direttamente alla figlia. È un anno che non ci sei più, che non c'è più il tuo sorriso, la tua allegria, che non possiamo toccare i tuoi capelli, che non sentiamo i tuoi abbracci, i tuoi baci. Melissa, angelo nostro, non abbiamo avuto neanche la possibilità di toccarti e baciarti un'ultima volta. Ci siamo lasciati quel sabato mattina perché volevi recarti a tutti i costi a scuola per uno dei tuoi ultimi compiti. Da quel sabato guardiamo la tua stanzetta come se ti dovessimo vedere stesa sul lettino o seduta vicino al computer o giocare col tuo amato punto. Ma da quella stanzetta non potrai mai più uscire e ora è solamente destinata ad accogliere tutto ciò che riguarda te, tutti i messaggi che ci sono arrivati da ogni parte d'Italia in questi 12 mesi, le targhe, le pergamene, le poesie, i testi delle canzoni che ti sono state dedicate, il diploma alla memoria che il Presidente della Repubblica ti ha voluto conferire e che hai potuto, come le altre tue amiche. Noi sappiamo che non avresti avuto difficoltà a superare gli studi, tanto che eri brava e l'ultima pagella piena di 9 e 10 sta lì a dimostrarlo. Ci avessi visto, caro amore, quando per la prima volta abbiamo dovuto prendere l'aereo per andare a Roma. Quante risate ti saresti fatte e con quanta felicità abbiamo ritirato quel diploma dalle mani del presidente Napolitano e dal ministro Profumo. In quest'anno ti sono state intestate scuole, aule, palestre, giardini, luoghi di ritrovo, tornei sportivi. Tante persone sono venute a trovarti e portarti un fiore e una preghiera. Caro Angelo, anche nei pochi anni che ti sono stati concessi di vivere, hai illuminato la nostra vita. Ti abbiamo cresciute con tanto amore, riuscendo con i sacrifici di papà, che tornava sempre più tardi da lavoro, di non farti mancare nulla,
Andiamo a pensare di essere stati genitori degni di una figlia come te, di cui era così facile voler bene, di una ragazza con dei valori, come ti veniva riconosciuto anche dalle tue amiche. Eri sempre te stesso in ogni situazione, non rinunciando mai ad intervenire, anche quando la tua posizione poteva non essere compresa. In questo anno, chiusi nel nostro dolore, non abbiamo fatto altro che pensare a te, circondati dalle tue amiche, dell'amore immenso di tanta gente che per la maggior parte non conosciamo e che ringraziamo infinitamente per l'affetto che ci hanno dimostrato. Melissa, amore nostro, la nostra vita non è finita, anche se nulla potrà essere più come prima di quel sabato mattina. Troveremo la forza per sopportare il dolore dentro di noi, nel nostro stare insieme, come tanto piaceva a te. E sappiamo di poterlo fare perché sarai tu a darci la forza, come hai fatto in questi mesi. La luce del tuo volto continuerà ad essere la nostra bussola e ci guiderà per gli anni a venire. Il nostro piccolo grande amore, abbiamo avuto il privilegio di averti al nostro fianco in questi anni. Ti ringraziamo per tutto il tempo che siamo stati insieme. Continueremo a portarti lì dove nessuno ti potrà mai sradicare. Ciao piccolo dolce angelo. Ciao. Cambiamo argomento. Erano organizzati in un gruppo i rapinatori che hanno assaltato e sradicato le colonnine del self-service del distributore di carburanti all'interno del centro commerciale Le Colonne di Brindisi questa notte. Agli agenti della squadra mobile ora il compito di individuare i responsabili che hanno portato via un bottino da quasi 50.000 euro. 50.000 euro a tanto ammonta il bottino del colpo messo a segno questa notte ai danni del distributore di carburante Coop del centro commerciale Le Colonne di Brindisi, ubicato lungo la strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto. I malviventi, almeno 10 secondo gli inquirenti, sarebbero riusciti a sradicare 3 delle 4 colonnine self-service dell'area di servizio. Gli autori del colpo, per bloccare 2 accessi al centro commerciale, avrebbero utilizzato un pullman rubato ad Ostuni ed un rimorchio per poi raggiungere il distributore a bordo di diversi mezzi, tra cui una pala meccanica. Al vaglio dei poliziotti della squadra mobile della questura di Brindisi, le immagini del sistema di videosorveglianza che avrebbe registrato diversi momenti del furto delle colonnine caricate poi a bordo di un pick-up. Meno di 8 minuti per prelevare il tutto e dileguarsi utilizzando le stradine alle spalle del centro commerciale. Non è la prima volta che il distributore Coop viene preso di mira, l'ultimo episodio risale alla notte tra il 10 e l'11 luglio del 2011. Ed è spirato Mattia Tagliente, il giovane 24enne di Martina Franca, rimasto ferito in maniera gravissima giovedì 16 maggio, poco dopo le 14, quando la vettura che guidava, una Volkswagen New Beetle, è uscita di strada subito dopo una curva, terminando la propria corsa contro un albero di ulivo. L'incidente è avvenuto sulla provinciale Ostuni-Torre Pozzelle, a circa 1 chilometro dalla Città Bianca, mentre il ragazzo era diretto verso la superstrada 379. I vigili del fuoco avevano lavorato circa un'ora per estrarre la vittima dalle lamiere della vettura. Mattia era stato ricoverato d'urgenza al Perrino di Brindisi in stato di coma, ma il suo cuore ha cessato di battere ieri. La famiglia ha quindi dato l'autorizzazione per l'espianto degli organi. E restiamo in questo argomento perché a Fasano una manifestazione dedicata al tema della sicurezza stradale dal nome Come straordinaria la vita si è svolta proprio nella città di Fasano, organizzata dall'Istituto Superiore Leonardo da Vinci. La vita è amore, vivilo. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è anche tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è un'avventura, vivila. La vita è una lotta, accettala. La vita è la vita,
difendila. Un inno alla vita in una giornata dedicata al tema della sicurezza stradale, con musica, momenti ludici, educativi e informativi. Tutto questo a Fasano, tra Piazza Giaia e Portici delle Teresiane. Una manifestazione dal nome come straordinaria la vita, organizzata ancora una volta dal Liceo Leonardo da Vinci di Fasano, in collaborazione con le forze dell'ordine, con le scuole del territorio, le associazioni di volontariato, dei genitori, dei commercianti e il comune. È una giornata straordinaria, così come recita il nostro slogan, che ricordando una canzone famosa soprattutto tra i giovani, recita appunto come straordinaria la vita. Quello di oggi è un inno alla vita che noi vogliamo trasmettere come adulti, come educatori e come genitori ai nostri ragazzi innanzitutto. Una giornata alla memoria in particolare di Ettore Colucci, ma di tutte le vittime della strada. Una giornata che ha visto in maniera veramente emozionante il coinvolgimento di tutte le scuole del territorio. Abbiamo assistito a delle performance dei bambini davvero interessanti ed emozionanti, dei ragazzi della scuola media e poi ovviamente questa sera con lo spettacolo conclusivo dei nostri ragazzi che sono stati curati nella loro esperienza musicale da Vincenzo De Luci, che è il nostro testimonial. Io voglio approfittare di questo momento per ringraziare innanzitutto tutti i comandi, quindi tutte le forze dell'ordine che ci hanno accompagnato nell'arco di questa giornata, dal comando della Polizia Municipale alla Polizia Nazionale, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza. La scuola Trullo d'Oro, che ha allestito un percorso destinato ai ragazzi che stanno per prendere il patentino, ovviamente tutte le dirigenti delle scuole che sono state con noi e non posso dimenticare la Croce Rossa che ci è stata a fianco dal primo momento. Una sinergia davvero enorme di agenzie educative, di forze dell'ordine che testimonia come quando si lavora insieme gli obiettivi si raggiungono prima e si lavora decisamente meglio. Un'iniziativa di aggregazione che si è conclusa con il concerto dei ragazzi del Da Vinci e ha unito tutte le scuole del territorio con una sinergia di forze e competenze che ha dato vita ad un momento importante, così come ha sottolineato la dirigente del Da Vinci. Io credo che la presenza così numerosa dei cittadini, ma da questa mattina sono qui in attesa anche dello spettacolo, ma hanno partecipato con entusiasmo alla ciclopasseggiata, a tutte le attività proposte, testimoni qualcosa che poi tutto sommato è anche abbastanza semplice da recepire, il bisogno che c'è nei cittadini di momenti di aggregazione destinati alla famiglia e soprattutto ai bambini, direi, i bambini che sono un po' una generazione ai margini della nostra progettazione urbanistica. Io credo che questa giornata possa essere da monito a noi adulti, a noi educatori e anche a chi amministra la nostra città, perché pensi in maniera un po' più attenta ai bisogni dei nostri bambini. Insomma, capire il valore della vita preservandola dai pericoli, questa è la sicurezza stradale. Ci lasciamo per una breve pausa, a tra poco.